Edizione di Mille Voci, l'edizione del 2020. Un grande saluto a tutti gli artisti che sono qui e che ci accompagneranno in questa puntata e al mio compagno di viaggio, ormai conosciutissimo anche dal pubblico a casa, il maestro Alessandro Alessandro. Ben trovato Alessandro. Ben trovato a te. Alessandro ci sta facendo compagnia in questa edizione in maniera veramente molto elegante e puntuale. Poi mi presenta sempre benissimo, quindi grazie Alessandro. L'avrete riconosciuto, no? Ormai lo conoscete come amico di questa edizione di Mille Voci, ma lui ha fatto spettacoli su Canale 5, in Rai, Marta Flavi, Maurizio Costanzo. È stato con i grandi della televisione e adesso gli tocca stare con me. Speriamo che questa cosa... L'apoteosi, vedi? Vabbè, questa cosa mi porterà bene. Detto questo, iniziamo subito questa puntata ricca di tanti ospiti. Ah, maestro, mi sa che già te l'ho chiesto un'altra volta, guardati intorno tra i nostri ospiti e dimmi se c'è qualcuno di loro che ti ricorda un cantante molto molto famoso qui in Italia. Come no? Così, a naso, che fammi la musichetta. Ecco, l'avrete riconosciuta a casa, questa musica è un brano conosciutissimo di Renato Zero e noi abbiamo qui il nostro Daniele Sinascia, il Renato Zero di Mille Voci! Cioè, sei splendido! Questa giacca prima o poi me la presti perché ma voglio guarda, vedere come mi sta. Ma ci mancherebbe. Va bene, grazie. Io vorrei fare un piccolo appello ai giovani ragazzi, alle ragazze che hanno voglia di fare musica, perché Mille Voci, e non sono io a doverlo dire ovviamente, io ho partecipato, come abbiamo detto l'altra puntata, all'edizione del 2005 ma anche a tante altre, quindi se avete voglia di fare la vostra musica, di promuoverla in tutto il mondo, questa è un'occasione ghiottissima, fatelo, mandate una mail, telefonate ai numeri, perché Mille Voci è veramente una bellissima opportunità per tutti. Facciamoci conoscere in tutto il mondo, facciamo sì. Conoscere Daniele Sinascia in tutto il mondo, il nostro Renatone invece oggi cosa ci canta? Allora, Piccola Madre è una canzone di Larry Del Prete, peraltro anche un pianista che è stato con Pino Daniele, orchestrata da Andrea Carta, è una canzone che parla della mamma, perciò parla di casa, parla di fede, parla evidentemente di questo momento che ha tanto bisogno di, come hai detto tu all'altra puntata, di tanto bisogno di stringersi, perché sì. La tua missione con questa trasmissione è quella di portare qualche minuto di spensieratezza dentro le case e dentro i cuori. Quindi è importante questo, bisogna avere un posto dove ritornare la sera, ecco, questo è importante. Ecco, torniamo tra le braccia della nostra mamma, con Piccola Madre, il nostro Daniele Sinascia. Grazie. Thank you.
Spegni la luce, ma non dormi mai. Quanti discorsi su quello che fai. Loro non sanno quanto costa dire no. Tu sei diversa, io lo so. Grazie. Sono commossa, grazie di questo incontro. Evviva le mamme, quelle che ci sono e anche quelle che non ci sono, che risiedono ancora di più di quelle presenti. Assolutamente, grazie. Arrivederci. Grazie Daniele, che bel momento. Bene, proseguiamo con la nostra puntata e andiamo avanti con, come diceva Daniele, abbiamo la possibilità di dare visibilità agli artisti che vogliono cogliere questa occasione per far conoscere la loro musica e la loro voce, ed è il caso proprio di questa ragazza, di Marika Angeloni.
Ciao a tutti. Ecco Marika. Allora, Marika è un nuovo talento della Muse Agency, che è un'agenzia molto popolare sul territorio, è stata premiata anche come una delle agenzie migliori che promuovono nuovi talenti. Noi abbiamo qui anche Paola Carbonelli, che è manager e talent scout di questi giovani ragazzi. I loro brani sono scritti da un autore che è Alessandro Fatale. Che scrive questi brani proprio cercando di adattarli alla vostra vocalità, al vostro modo di cantare, spaziando su vari generi musicali. Cosa ci presenta la nostra Marika Angeloni? Allora, il brano si intitola Incantesimo, e dal titolo si può evincere che parla di magia, inserito proprio in una natura dove lo spazio e il tempo sono distanti tra loro. E insieme a Alessandro abbiamo voluto parlare in particolar modo del piccolo popolo, quindi delle fate, gli elfi, questa cosa, prendendoci spunto ovviamente dalla cultura popolare celtica ma anche irlandese. Affascinante, quindi grazie Marika. Marika Angeloni con Incantesimo. Giorno che muore via, piccolo popolo avanza verso l'alba che s'alza, specchio su specchio e mi ci trovo dentro come a me l'alchimia che distoglie la via. Io sono il sogno che risveglia te come lava, che brucia di segno, mi assorgo nei passi tuoi piccoli occhi. Accompagnano queste esibizioni. Grazie. Complimenti, bene. Bravo. Andiamo avanti, Alessandro, vengo da te. Ma così mi aiuti. Sabato sera ti porta a ballare, ti potrò baciare. Ecco, sì, sai, è così. E sabato così. Sera ti porta a ballare, ti potrò baciare, ti potrò baciare. Ma sabato sera ti porta a ballare e potrò restare. Il cantante del sabato sera, fatto piano bar,
Ma hai iniziato cantando come alla Cappella Sistina e sì. Poi io da quando ti conosco ormai ti chiamo il mio principino. Perché voi dovete sapere, per chi non lo sa, che lui è stata la voce del principe azzurro di Biancaneve. Quindi noi qui abbiamo... Oggi non ho che un canto, canto solo per te. Grazie. Ah, Bruno Filippini, un bel ritorno a Mille Voci in questa 16ª edizione. Cosa ci presenti oggi? È sempre una canzone del mio autore preferito che sta a Milano e che si chiama Gino Puglisi. Un brano di Gino Puglisi che si intitola Lungomare. Bruno Filippini in Lungomare. Spiagge deserte, sensazioni, fare due passi nel lungomare del Grand Hotel. È una serata che fa pensare quanto sia bello star da soli un po' così, ma contraddire i miei pensieri come in un sogno. Tutto a un tratto ti vedo lì, e il tuo vestito trasparente fa riscaldare la mia mente, che fa sparire riflessioni dentro di me. Se questa sera può venire Riviera, so di un posto fantastico, e poi c'è una canzone solo per noi. Se questa sera tu vuoi dirmi sì, la notte insieme voleremo, lo sai, se tu lo vuoi. Non sono stato mai innamorato, perché una donna come te l'ho incontrata mai. Resta con me, si può provare, quasi per gioco a sognare, per cominciare la nostra storia stasera qui. Lasciarmi così non va, ma tu rispondi sussurrando, resto con te, devo soltanto chiamare a casa e dir che tardi rientrerò. Se vuoi stasera torneremo Riviera, sarà il mare la musica per noi, come le stelle gli occhi tuoi. E la notte noi, e attenderemo l'alba insieme se vuoi, solo io e te. Non sono stato mai innamorato, perché Madonna come te l'ho incontrata mai. Resta con me, si può provare, quasi per gioco ora sognare, per cominciare la nostra storia stasera qui. Resta con me, si può provare, quasi per gioco a sognare, per cominciare la nostra storia stasera qui. Brano, bravo, bravo. Io mi muovevo, purtroppo non ci possiamo avvicinare e ballare tutti insieme, però questa era l'intenzione. Grazie Bruno, ci vediamo in un'altra puntata di questa edizione, perché noi non ti lasciamo scappare facilmente, eh? Quindi Bruno Filippini, grazie. Grazie. Grazie.
questa del ballare è una cosa che un po' manca tanto, quindi io vorrei anche salutare tutte le persone che fanno parte di questo mondo, tutti coloro che hanno le sale da ballo, le balere che stanno passando un momento difficilissimo anche dal punto di vista economico, proprio per tutte queste restrizioni che vengono date anche sul ballare, quindi facciamo anche a loro un applauso e mandiamo anche a loro un saluto. Andiamo avanti con il nostro programma, con la nostra puntata di oggi. E abbiamo un ospite graditissima. Lei ha fatto un lungo viaggio per essere qui con noi. È partita direttamente dalla Francia, musichetta maestro, Cathy Wagner! La nostra Cathy. Cathy ormai fa parte di questa famiglia, fa parte della famiglia di Mille Voci, perché lei ha partecipato all'edizione del 2019, abbiamo avuto modo di conoscerla come cantante e come persona, siamo contentissimi che lei abbia deciso di tornare, che ci sia riuscita, perché con tutti questi problemi di spostamenti, viaggi tra una nazione e l'altra è stato veramente un'impresa, quindi grazie per essere qui. La nostra Cathy Wagner ormai la conoscete, canta in italiano, canta in inglese, canta in francese. Oggi che cosa ci canti? Io canto una canzone americana, ma canta para Chore Basse, in grande cantante inglese. Sì. Ed il titolo della canzone è This is my life. Questa è la mia vita. La mia vita. This is my life, la nostra Cathy Wagner. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how breaking the heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I had another dream in my. Till I look around and see this great big world is part of me and mine, my life. That is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. But that's the way that I was born to be. This is me. This is me. Such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Sometimes when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I had in my life. Guess I just add up the score and count the things I'm grateful for in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and I, my
grazie. Grazie a te. Grazie, merci. Cathy Varnà, grazie, bravissima. Bene, adesso è la volta di un altro affezionato della nostra famiglia di Mille Voci. Lui è un cantante di musica leggera, spazia tra vari generi musicali, è già stato ospite in tante edizioni di Mille Voci, gradevolissimo ospite in in parecchie delle puntate di questa edizione, di questa 16ª edizione, il nostro Domenico Bartolomeo. Eccoci. Ciao Daffi. Ora, è un piacere vederti, tu canti spazi in varie canzoni famose della musica leggera italiana, ma non potevi scegliere per questa occasione canzone più azzeccata. Secondo me, perché, sì. No, in questo momento tu canti una canzone in cui tutti speriamo, perché lui canterà, come c'è il nostro maestro che fa in sottofondo, canterà un successo del nostro Lucio Dalla, che non è Caruso, ma è ciò che tutti ci auguriamo, l'anno che verrà, perché questo di anno è stato sufficientemente ed è ancora sufficientemente impegnativo e difficile. Il 2020 non è che ci abbia portato grandi doni, purtroppo, quindi noi speriamo tutti nel prossimo anno, l'anno che verrà, il vaccino che verrà, tutto quello che verrà, speriamo, sarà ben gradioso. Speriamo bene. Quindi il nostro Domenico Bartolomeo, l'anno che verrà. Grazie. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito, c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire, del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale, è festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi, amico mio, come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando
e questa la novità. Domenico Bartolomeo. Grazie. Domenico, mentre cantavi dietro di te c'era il testo che scorreva di questa canzone, infatti ogni tanto ci facevamo degli sguardi complici perché sembrava scritta veramente per l'occasione, esattamente in questo momento, attualissima. Grazie Domenico Bartolomeo. Sì, si farà l'amore, ognuno come gli va, qui con questa storia del distanziamento, io dico, vabbè. Andiamo avanti con una new entry di questa edizione del 2020, Marina Muser. Adesso sciogliamo il nodo, perché allora c'è chi ti chiama Marina, c'è chi ti chiama Silvia, poi ho scoperto che non è né Marina, cioè che è sia Marina sia Silvia eppure Francesca. Vai. All'anagrafe sono Silvia Francesca Marina. Silvia Francesca Marina, beh, siamo messe bene, sì. Senza virgola. Con la virgola, con quindi la virgola. Mi firmo solo Silvia. Ah, benissimo, brava, perché a me invece mi hanno fatto un torto, quindi la virgola non l'hanno messa, non ti dico neanche che cosa devo scrivere quando firmo. Comunque, la nostra Silvia Marina ha scelto Marina come nome d'arte. Lei compone, suona, balla, quindi è un'artista che si prende cura dell'arte a 360 gradi. Abbiamo già avuto modo di averla qui con noi e di ascoltare un brano che aveva scritto lei. E invece in questa puntata ci canti? Canto Eri l'inverno di Giuliano Savona. Quindi Eri l'inverno di Giuliano Savona, la nostra interprete, Silvia Francesca Marina Muser. Fessure della finestra.
che bello, e complimenti anche per il videoclip che accompagna questo brano. Sono rimasta incantata a guardarlo con questa fotografia. Andatelo a cercare, Marina Muser, Eri l'inverno, veramente una bella idea originale. Complimenti e grazie di essere stata con noi. Ci stiamo avviando verso la fine di questa puntata, di questo appuntamento di Mille Voci, e io ho il piacere di ospitare in questa edizione una persona squisita, una bella persona, una bravissima cantante, un'autrice, un editore, un'editrice, chi più ne ha più ne metta, la conoscete sicuramente, è la nostra Giovanna Nocetti! Io ho avuto il piacere di conoscere Giovanna quando abbiamo registrato il Daphne and Friends, ho avuto il piacere di cantare con lei, di fare un duetto, e ho conosciuto una persona squisita che tra l'altro è stata molto carina, adesso mi faccio anche pubblicità, perché lei ha una casa discografica, no? Giusto? Una produzione. Sì, infatti anche. Adesso è uscito proprio da qualche giorno il disco di Manuela Villa con Armigliato, che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. La Chicco Music che ha anche diffuso sono 40 anni, 40 anni di Chicco, complimenti. E lei è stata quella che ha diffuso anche il mio nuovo album, quello dove troverete tutti quanti i duetti dei Daphne and Friends, quindi con tutti i miei amici. Quindi grazie Giovanna. Grazie a te. La nostra Giovanna, non è che c'è molto da dire, voglio dire, è una cantante ormai 40 anni di carriera. Quindi insomma, almeno 41 anni li hai, perché hai iniziato giovanissima. No, splendida. No, grazie Daphne, voglio ringraziare Gianni che mi invita e sono sempre presente, lui lo può dire, mi sgrida anche molto. Si ti riprende, sì, lo so, ma voi siete molto amici, quindi alla fine non possiamo dirlo, se no confessiamo. Ecco, non andiamo avanti. E quindi sono felice di essere qua, però grazie. Oggi, a differenza delle... La signora ha cantato in inglese, poi in italiano. Io canto in napoletano, una toscana. Io invece ti apprezzo tantissimo per questo, perché ascoltandoti quando abbiamo cantato insieme Torna sul Rientro, la tua pronuncia, io trovo che veramente canti in napoletano in una maniera spettacolare. Io ero convinta che tu fossi partenopea, perché canti, vero Gianni? È bravissima a cantare in napoletano, ha queste aperture delle vocali che è una cosa fantastica. Lei Giovanna è parte napoletana. E parte europea. Parte napoletana e parte europea. Comunque questa canzone io l'ho chiesto a Gianni di farla per omaggiare la grande musica napoletana, ma soprattutto una cantante che da poco ci ha lasciato, che è Mirna Doris. Quindi è un omaggio che facciamo a questa grande. È vero? E grazie. Poi, il titolo del brano? Lo dico io. Vai, dillo tu. Indifferentemente. No, perché come lo dici tu io non sono capace a dirlo. Indifferentemente. Giovanna Nocetti. Grazie.
più lacrime per te. Fammi che indifferentemente, tanto saggio che so, per te non so più niente. Se tu m'accini, io non ti dico niente. Grazie per questo indifferentemente. Grazie Giovanni. Questo era un omaggio che non potevamo. Questo è un omaggio che non potevamo non fare, non assolutamente. Grazie Giovanna per essere stata con noi in questa edizione di Mille Voci. Ci rivediamo per qualche altra puntata di questa edizione 2020. Grazie Giovanna. Grazie. E io mi avvicino al mio maestro, perché siamo arrivati in chiusura di questa puntata, e mi avvicino a te per raccontarti questo aneddoto. Racconta. Allora, e ride. Guarda, racconta. No, non lo so, quindi. Non lo sai. Secondo te adesso a chi tocca? Indovina. Non so, ho visto vari ospiti, ma non so. Vabbè, lasciamo stare, tocca a me. E perché ti dico questa cosa che tocca a me, ti voglio raccontare questo aneddoto? Perché canterò una canzone che io ho fortemente voluto cantare, interpretare, e sono stata veramente fortunatissima perché l'autore di questa canzone l'ha ascoltata, perché Gianni Turco lo conosce, quindi siamo riusciti a mandare questa canzone anche a lui, lui l'ha ascoltata e mi ha fatto i complimenti, quindi io sono onoratissima di questo, e pensa che mi ha anche fatto cantare, mi ha concesso anche la possibilità di cantare un altro suo brano, che invece è di quelli meno conosciuti, e anche quando ho interpretato quel brano che avrete modo di ascoltare nel corso di questa edizione, si è complimentato con me, quindi è con... Non potrebbe fare altrimenti. Ti dico, io ho avuto qualche timore perché questa è una di quelle canzoni che hanno cantato in tanti, è una canzone impegnativa, poi, difficile, poi cimentarsi, capisci? Poi amico di Don Gianni Turco. Amico di Don Gianni Turco, quindi non poteva non fare i complimenti. La canzone è una canzone di Don Bachi e quindi con grande emozione vi canto, speriamo bene, L'immensità. Io son sicura che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà. Sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò, e un giorno io saprò essere un
piccolo pensiero nella più grande immensità del suo cielo. Sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò. Sono nullità nell'immensità. Sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò. E un giorno per me, per me che sono nullità. Ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta. Com'è andata? Bene. Molto bene. Grazie a tutti. Grazie di essere stati con noi anche in questa puntata di Mille Voci. Ringrazio tutti quanti, saluto Gianni Turco alla regia, ringrazio tutti i nostri ospiti, Marina Muser, Cati Varnà, Daniele Sinasce, Bruno Filippini, Domenico Bartolomeo, Marica Angeloni. Quindi grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a voi e il pubblico che ci sopportate e ci supportate da casa. Noi andiamo con la sigla! Ciao!